Fantoni, è una giornata importante. Dynamic Manta, un'esercitazione della NATO, è un momento importante. L'esercito italiano e la Marina sono sempre in prima linea. Un risultato che darà sicuramente un segnale anche a livello internazionale. Assolutamente, la giornata di oggi è per noi un'ottima occasione per dimostrare quanto la Marina italiana, con i propri assetti, con la nave carabiniere che è la flagship del secondo gruppo navale permanente della NATO, due sommergibili che sono in mare, fra cui vicino a noi abbiamo proprio il Todaro, gli elicotteri e gli aerei basati a terra, ci danno la possibilità di mostrare quanto sia importante per la Marina garantire una capacità di reazione su tutte le minacce che sono presenti sul mare, non ultima quella dei sommergibili. Con sicurezza, operatività, grande efficienza, si vede in questo momento. Sì, sono molto soddisfatto della capacità che stiamo mantenendo, una capacità di pronta reazione, una grande professionalità dei nostri equipaggi che in ambiente internazionale dimostrano di essere sempre fra i primi in assoluto, indipendentemente dalle attività e dalle missioni alle quali veniamo chiamati. Con la partecipazione di tante forze a livello internazionale, la NATO chiaramente, danno un segnale forte della collaborazione che c'è in tutto il mondo. La collaborazione è la parola fondamentale per il successo di un'alleanza come la NATO, del quale io sono appunto il comandante del secondo gruppo, e questa responsabilità che quest'anno la Marina italiana ha deciso di mantenere esprime quanto l'Italia, quanto la Marina creda nella collaborazione con tutti i paesi della NATO, con le forze, in questo caso marittime, delle 29 nazioni che fanno parte dell'Alleanza Atlantica.